La legge di bilancio va in una direzione opposta rispetto a ciò di cui il Paese ora più che mai avrebbe bisogno. Così la CGIL proclama scioperi in tutta Italia fino a domani, 16 dicembre, per dire no alla legge di bilancio del governo Meloni. Oggi è la volta dell'Abruzzo, dove in piazza Alessandrini a Pescara hanno manifestato sindacalisti e lavoratori provenienti da tutta la regione, vari settori rappresentati: sanità, scuola, poste, commercio, gli edili, metalmeccanici, meccanici, chimici, i tessili, forestali. Si fermano invece 4 ore i trasporti. Domani è la volta della UIL. Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo e Molise, spiega i motivi della mobilitazione. Una manovra iniqua, regressiva e sbagliata, l'abbiamo già detto, ci si accanisce contro le fasce più deboli del paese. Con l'introduzione dei voucher si aumenta la precarietà, si taglia il reddito di cittadinanza, non si aumentano le buste paga dei lavoratori attraverso il taglio del cuneo fiscale e dall'altro lato si premiano gli evasori e l'economia sommersa attraverso l'aumento dell'utilizzo del contante, il non obbligo di pagamento con il POS e la rottamazione delle cartelle esattoriali. All'iniziativa presenti delegazioni provenienti, come detto, dalle 4 province abruzzesi. Diego Di Francesco, segreteria della FIOM provinciale dell'Aquila, qui per portare l'attenzione su cose in particolare. C'è l'assenza di una politica industriale, anche in riferimento all'industria dei semiconduttori, che è un asse strategico per tutte le nazioni del mondo. L'altro problema enorme che abbiamo è il discorso del lavoro precario. Sul lavoro precario scoppierà una bomba sociale. In ultimo, ma non meno importante, la sicurezza, la piaga delle morti sul lavoro. Tra slogan e striscioni la piazza si colora di rosso, mentre i lavoratori della sanità pubblica rischiano di rimanere al verde. Massimo Di Giovanni, segretario CGIL Funzione Pubblica Pescara. Ci sono moltissime lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica che sono stati reclutati durante la fase emergenziale pandemica e che oggi rischiano sostanzialmente di perdere il posto di lavoro. È evidente che noi su questi vogliamo lavorare affinché siano stabilizzati e nella manovra finanziaria sulla sanità non c'è un euro per poterli stabilizzare, perché le regioni naturalmente vivono anche di sovvenzioni di carattere nazionali e regionali. Pino Lafratta, coordinatore regionale FLC CGIL Abruzzo e Molise. Cos'è che non funziona nella scuola, cos'è che non funziona in questa manovra? Questa manovra continua a tagliare sulla scuola, non fa gli investimenti che noi richiediamo, non ci sono le risorse per i rinnovi contrattuali, non ci sono le risorse per stabilizzare gli organici, abbiamo un precariato enorme anche in Abruzzo, abbiamo 5.000 precari che aspettano delle risposte. Tra gli altri punti la CGIL Abruzzo e Molise chiede la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori per aumentare i salari, fondi adeguati per sanità, scuola, università, ricerca e trasporto pubblico, più risorse per welfare e politiche che contrastino la povertà, risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, politiche per il mezzogiorno, lotta all'evasione fiscale, riforma delle pensioni, maggiore tassazione per extra profitti e grandi patrimoni.